All'andata è stato 2-1 per la Juventus, il gol di Higuaín, poi il gol di Ronaldo, sembrava finita, ma poi autorete di De Ligt, primo gol subito in questa competizione da parte della Juventus. E allora l'avanzare nell'European Club Championship, Coppa dell'Elite Europea della Juventus, passa da questa partita. Allianz Stadium, intanto ovviamente la Juve gioca in casa, quindi la divisa non può essere questa, non può essere questa. Vediamo, non ho capito la differenza tra la prima maglia e la terza dell'Atalanta, vediamo. Qualcuno di voi l'ha capita, beati loro, perché io sinceramente non ne vedo la differenza tra la prima e la terza. Quindi mettiamo la seconda e andiamo a giocare. Questa è una partita che può valere tutto e potrebbe cambiare il destino europeo delle due squadre. Ripeto che l'Atalanta ha bisogno di almeno due gol, ma l'Atalanta li può fare e proprio sul finale dell'ultima partita ha fatto vedere di riuscire a segnare a questa Juve anche se con un'autorete. Poi data a Szczęsny, anche se poi è stata palesemente un'autorete di De Ligt. L'autorete di De Ligt ha dato linfa all'Atalanta, che adesso prova l'impresa. Allianz Stadium, come vedete. Juventus-Atalanta. È iniziata. Pessima scelta delle maglie, posso dirlo proprio. Ho fatto proprio una scelta pessima. Gomez. Subito l'Atalanta che spinge, bravo De Ligt, ovviamente la Juve dovrà stare attenta a queste azioni perché l'Atalanta cercherà di partire subito però Dybala, buona giocata, cross di mezzo, Ronaldo palla che insomma è vero che Ronaldo salta in alto ma manco con un jet privato ci arrivava lì, palla poi per Rabiot che la ridà Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo arriva in zona tiro, lo prova Cristiano, Ronaldo mette subito una firma pesantissima al match. Adesso l'Atalanta ha bisogno di due gol, ma per andare ai supplementari e non più per qualificarsi, ha segnato il re dei re, Cristiano Ronaldo, il re di tutti i re del calcio. Fantastico, fantastico. Ha fatto 2 metri, due passi e poi ha calciato. Imparabile. Juventus 1, Atalanta 0. Adesso palla per Bentancur che perde il possesso, forse con un fallo di Malinowski, no. Allora Pasalic prova l'inserimento. Bravo Alessandro qua a difendere il pallone, a darla subito ad Adrien Rabiot che vede ancora Cristiano Ronaldo. Ronaldo prova a metterla ancora per qualcuno che non c'è però, che in questo caso era Bentancur. Malinowski. Attenzione all'Atalanta che ovviamente sta alzando il baricentro, questo gol ha rovinato sicuramente i piani dell'Atalanta. Cross in mezzo, c'è un pasticcio, De Ligt! E con questi cross la Juve va in difficoltà, non c'è niente da fare. Qua è stato Bonucci. Zapata! Szczęsny cosa ha preso? Cosa ha parato Wojciech Szczęsny? La Juve non riesce più ad uscire. Attenzione all'Atalanta che vuole rimettersi in partita. Poi Bernardeschi prova subito a mettere in movimento Ronaldo. Attenzione all'Atalanta è sbilanciata. L'Atalanta è sbilanciata. Ronaldo, 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 Ronaldo! Grandissima parata di Sportiello. Ronaldo ancora. Ronaldo! Cristiano! Ronaldo 2-0, game over! Adesso l'Atalanta ha bisogno di 3 gol. Incredibile, l'Atalanta stava facendo una partita pazzesca, stava spingendo tantissimo. La Juve con due contropiedi è riuscita a trovare due gol qua. Grandissima risposta la prima volta, ma Ronaldo è veramente impressionante. Prima bolide, diciamo due gol casuali. E la Juve va avanti di 2 al 29esimo e adesso per l'Atalanta si fa veramente dura perché servono 3 gol, come ho detto prima, per la qualificazione. Eliminata l'ipotesi supplementare, eliminata l'ipotesi rigori. Si va avanti solo con le due ipotesi, o passa uno o passa l'altro. Attenzione intanto il pallone a cercare Paolo Dybala, non è neanche poi così male. Bravissimo, Gin City. Strappo difensivo importante qui perché insomma Dybala sarebbe andato davanti al portiere. Provano a cercare ancora Zapata, tutto facile per la Juve, Bentancur sbaglia, un altro pallone, Rabiot, grandissimo recupero palla di Adrien Rabiot, 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 Ronaldo, Ronaldo Rabiot, l'Atalanta non ci capisce più niente, qua c'è un contattino, non lo so, boh, e allora adesso riparte Ilicic, palla per Rafael Toloi, c'è un fischio, forse fuori gioco di Zapata, infatti è così. Fuori gioco anche abbastanza direi evidente. Bonucci gioca la Juve adesso bene il pallone. Rabiot, Ronaldo, Ronaldo, attenzione, Ronaldo tira ancora Ronaldo. Palla che stavolta non trova la porta. Ronaldo 2, Atalanta 0 praticamente in questo primo tempo. Meglio l'Atalanta, ma la Juve avanti 2-0.
Adesso per l'Atalanta, più passa il tempo, più si fa complicata l'impresa. E con un Ronaldo così, tra l'altro, c'era molto, molto probabile, è molto probabile prenderne un altro, perché veramente oggi Ronaldo non è in forma di più. Cuadrado fa correre Blaise Matuidi, Bernardeschi alza il pallone a cercare, credo, Ronaldo. Poi vedete la difficoltà dell'Atalanta a mettere fuori. Poi ancora controcross. Dybala non arriva su questa palla che era molto invitante di Alessandro. Allora Bonucci la tiene viva. La dà ancora ad Alessandro, che fa girare il pallone ancora per Matuidi di prima, per Ronaldo. Ronaldo la tiene. Ronaldo ancora, palla fuori. Ronaldo davvero in forma non smagliante, cioè proprio in forma allucinante, immarcabile. Immarcabile Ronaldo. De Ligt, Gin City. Adrien Rabiot prova a fronteggiare Atebur, cross in mezzo, palla dentro, non era male. Se la divora l'Atalanta questa palla. Poteva dare una speranza di ripartenza. Rinvia Szczęsny. Dybala perde il possesso qua. Peccato, pensavo che potesse tenerla. Rinvio lungo. Ancora la Juve in possesso palla. Bentancur. Palla persa. Attenzione qua, Zapata su Bonucci. Attenzione perché. Aspetta, aspetta, aspetta. Calcio d'angolo regalato dell'Atalanta. Calcio d'angolo battuto e qua altro errore di Gomez. Diciamo che l'Atalanta deve, cioè nella realtà sta facendo 670 gol a partita, qui in questa competizione deve veramente rimproverarsi di aver sbagliato l'impossibile, sia a Bergamo ma soprattutto qua, perché qua l'occasione l'ha avuta. Bernardeschi qua giustamente chiedeva il fallo, aveva preso il tempo al marcatore. Siamo ormai al 73esimo. Io lancio i cambi, anche se ormai forse non ce ne sarà più bisogno, ma facciamo rifiatare, evitiamo infortuni, perché la competizione, siamo, con questo risultato siamo in semifinale, quindi insomma sta arrivando veramente quasi al termine. Ilicic, Cuadrado, palla a metà, è brutta questa palla di Cuadrado e ancora Wojciech Szczęsny, lui che a volte fa delle disavventure col pallone incredibile. Matuidi. Dybala, forse l'ultimo pallone della sua partita. Dybala prova a girarla, pessima. Non una gran serata anche di Paolo Dybala. Oggi veramente è la partita di Cristiano Ronaldo. Palomino. Non riesce neanche più a pressare la Juve, fa fatica anche nel pressing. Palomino esagera e attenzione perché la palla è ancora dell'Atalanta, perché comunque alla fine riesce a fare delle grandi cose veramente questa squadra. Palla dentro. Atebur. Riesce a buttarla in mezzo e ancora altro errore di testa, che è il punto debole della Juve in questa competizione, questi colpi di testa qua, ma incredibilmente l'Atalanta non sta riuscendo incredibilmente a trovare la via della rete anche con diverse occasioni. Bonucci la tira addosso a Zapata rischiando tantissimo. Rabiot mette in movimento Alessandro, che partita ha fatto Alessandro. Alessandro vede Higuaín, prova a servirlo all'interno, ma una buona chiusura, poi c'è un retropassaggio, rinvio casuale ed è finita qui. La Juve vince 2-0 con la doppietta di Cristiano Ronaldo su un primo tempo perfetto. La Juve è in semifinale e vi dirò adesso in tempo reale contro chi giocheremo. L'Atalanta saluta la competizione. Possiamo dire un'ottima Atalanta, ma questa Juve ha un Ronaldo che oggi, vedete, partita equilibratissima, la rotta Ronaldo, l'ha portata a casa Ronaldo con una partita sontuosa. Passa al Madrid Saint-Martin B. Passa il Barcellona che batte in casa il Madrid Rosa Serbi 2-0, passa appunto la Juve, passa il Manchester B a fatica con lo Zenit e noi affrontiamo proprio il Madrid Chamartin B, quindi ragazzi il Real Madrid di PES. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento col prossimo video del canale. Ragazzi, semifinali di andata, quindi attenzione, si giocherà a Madrid, tutti collegati col prossimo video, mi raccomando. Ciao a tutti ragazzi!